Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Riccardo Bottitta. Siamo tornati con Tomb Raider Definitive Edition. L'ultima volta ci siamo lasciati da questa tomba da esplorare. Qui c'è un macello, raga. Non so ora cosa ci aspetta. Dopo questa tomba andremo da quello che è rimasto dall'aereo che è stato fulminato. Proseguiamo. Tutto questo faceva parte di Yamada. Non lo so, Lara. Aspetta un attimo, devo capire un po'. Ah sì. Per salire lì sopra, mi sa. Però così. Mi sa che devo bloccare prima questi. Ora. No! No! Mannaggia! È solo questione di tempo. Esatto. Questione di tempo. Quando... Ecco, ora! Ora! Sbrigati! Sì! Oh, finalmente! Ci sono stato un bel po', ragazzi. Cioè, voi non avete visto nulla perché ovviamente l'ho tagliato. Che facesse parte di una struttura più grande. Non so. Intanto il tesoro l'abbiamo trovato. Ok. Adesso cosa ci aspetta? Ce ne possiamo andare? O succederà qualcosa? Mi sa che siamo a posto. Adesso ci potenziamo. Adesso non possiamo. Colpi di piccozza. Infligge dei colpi di piccozza in rapida successione per stordire i nemici. Solo che è bloccato, non lo posso... Facciamo questo. Esamina accuratamente casse e altri contenitori per trovare materiali aggiuntivi. Grado abilità avanzato sbloccato.
Lara è diventata più forte e ora può usare la sua piccozza da scalata in combattimento. Premi triangolo quando sei vicino a un nemico per colpirlo. Assesta ulteriori colpi per stordire i nemici. Perfetto. Mi mancava sta cosa. No, che poi devo solo sparare. Freno di bocca. Aumenta la precisione dei colpi per incrementare i danni inflitti. A posto, ce ne possiamo andare. Adesso possiamo andare da quello che è rimasto vivo. Dall'incidente con l'aereo. Comunque sto vedendo se portare due video al giorno, perché non voglio perdere troppo tempo per finire la serie. Allora, ok, possiamo andare nel fumo blu. Qui o qui? Facciamo qui. No, dovevo premere R1. Ah, il coso da accendere. Non finiscono ste corde, sono infinite. Non un tesoro. Che siano coordinate. Qualcuno voleva che venissero trovati. Sì, dove la pizza? Ma non... se salto? Certe volte mi complico la vita da solo. Ok. Per me è tempo di lasciare quest'isola maledetta. Ho visto abbastanza di Yamatai. Il potere della Regina del Sole è inspiegabile, ma sicuramente estraneo a questo mondo. Come sospettavo, conosceva i miei intenti dal momento in cui ho messo piede sull'isola. Mi ha manipolato per capire che tipo di informazioni stessi cercando. Sono sempre stato la sua merce. Se mai uscirò vivo da qui, dovrò raccomandarmi al mio signore di evitare a tutti i costi Yamatai. Per accedere ai mari della Regina del Sole ci verrà chiesto di pagare qualsiasi tributo senza mai contraddirla né sfidarla. Altrimenti andremmo incontro alla nostra rovina. Delle altre cose ho visto. Di quei sinistri orrori preferisco non parlare mai più. L'ambasciatore fuggì da Yamatai dopo aver svelato un terribile segreto. Di cosa si trattava? Che ne fu di lui? Non lo so. Ha lasciato questa lettera.
attimo. C'è questo coso. Che non ci devo fare nulla. Devo arrivare laggiù. Appunto. Mamma mia, ragazzi. Per un pelo. Vabbè. Tanto per cambiare. Scopriremo se è rimasto vivo. Accendiamo questo. Si accende. Ciao Lara, Rot ci ha detto tutto. Tranquilla, troveremo un altro modo per andarcene dall'isola, ok? Speriamo. E il Sam? È in una specie di antico palazzo giapponese. Ho un brutto presentimento. Ma no, non preoccuparti. Si starà facendo un giretto. Raccontane un'altra, Alex. Fate attenzione là dentro. Mi raccomando. Conigli. Canale asciutto. Un punto abilità. Lo spendiamo. Cosa meglio di no, Lara? Non ti ho capito. Collezionista d'ossa, controlla attentamente i cadaveri degli animali per ottenere materiali aggiuntivi. Ok, dai. Proseguiamo. Buio. Non vedo nulla. Ma sono di nuovo all'inizio. Ecco. Sono rovine antecedenti all'epoca Kofun. Quante cose che sai, Lara. Un pellegrinaggio. Una regina. Imiko. Eccola. Ah, ho capito, facevano pellegrinaggio per andare fino a qui, in questa statua, la loro divinità, va. E questo vento? Incredibile. Che è quello che abbiamo visto nella tomba. Capitano Jessop. Simile. Capitano Jessop! È morto. Oddio! No.
Mi hai dato fin troppi problemi, ragazzina. Ma per Mattias, fortuna sei ingenua e prevedibile. Uccidiamola! Sembra quello di Resident Evil. Palazzato. Resident Evil 4. Ma che è? Ma? Ma dove sono andato a capitare? Ma? È questo mostro che li massacra? Ah, mi sembrava che ero morto. Cosa sta succedendo? Mamma mia, che macello, raga. Cazzo è King Kong? Guardate quanti corpi! Cioè, assurdo! Ma io devo andarmene da qui. È qui. Ma che è sto mostro? Che è Ogre di Tekken? Guardate le teste, le gambe, che schifo. Mamma mia, ma che sta succedendo in questa puntata? Area attuale, monastero. Mi sa che dobbiamo sparare, secondo me. Strano che non ci hanno tolto le armi. Cioè, lì c'erano le munizioni, penso, non le armi. No, non ce ne hanno tolte le armi. Spero funzioni. Anzi, ne abbiamo trovato un'altra. Un fucile a pompa. Mi stanno cercando. Che macello. Odio le tombe. La regina del sole e la guardia tonante. Possibile che quello di prima... Himiko, la prima regina del sole. Questa è Yamatai. E questa è lei. O perlomeno lo era. Quindi quella è Himiko? Incredibile.
Sembra un rituale del fuoco. Una specie di sacrificio. Orribile. Perché le donne venivano messe a rogo? Cultura... Un viaggio? Un pellegrinaggio? Che sia questo monastero? Religiosa. Una setta. Versa dell'acqua. Perché? Rieccoti, regina. Aspetta. No, non sta versando acqua, sta cedendo il potere. È un rito di successione. Una cerimonia che incorona la nuova regina. Laggiù! Oh no! È nostra! La nuova regina? Forse è meglio che usa questo. Aspetta. Là ha poche munizioni. Perfetto. Quindi sta cedendo il potere a chi? A un'altra regina, che sia Sam. A questo punto c'è da pensare a questo, secondo me. Che combinate laggiù? Che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? Eh? Cos'è quel bestione? Aspetta. Mi sa che lo devo affrontare. Qui c'è una via di uscita. Lasciamola ai guardiani. Io me ne vado da qui. Va bene, aspetta. Cazzo, sono qui. Oh mamma mia. Non mi bastano. Per potenziare. Mi sa che questo devo sparare. No. Quanto siamo arrivati? Quasi 30 minuti, vabbè. Facciamo questa parte. Ok, in questa puntata sta succedendo di tutto, ragazzi. Mamma mia. Quella è la regina. Vuole aprirsi.
guardiani ci uccideranno tutti. Chi sono quei guardiani? Cosa vogliono? Uccidiamola! Devo combattere. Oh mamma mia. Avevano l'uscita proprio sotto il naso. Già. Vabbè ragazzi, saliamo. Prendiamo le sue munizioni. Cioè sta statua ovunque. Ok, mi sa che qui abbiamo un altro enigma. Dobbiamo far suonare la campana. Mamma mia. Aspetta che chiudiamo. Mi sa che dobbiamo colpire l'altra trava adesso. Che fai? Adesso? Quella. Sì. Mamma mia. Oh mamma mia. Aiuto. Non si capisce niente. Oh,
Vabbè. Ti puoi rilassare adesso. Che puntata, ragazzi. Mamma mia. Anche la tua, Sam. Gli altri sono con te. No, ho rubato questa radio a una guardia. Una guardia? Mi hanno rapita. Cosa? Dove ti trovi? Non lo so, sembra un vecchio palazzo giapponese. Parlano di una prova del fuoco. Lara, ho una paura matta. Aspetta, arriva qualcuno, devo nasconderla. Sam! Sam! Sì, l'hanno scelta. Come raffigurato nella tomba di Nico. Esatto. L'hanno scelta come nuova regina. Senti. Sicuro. Sto andando al palazzo. Gli altri sono tenuti lì. Ti raggiungo, così entriamo insieme. Mamma mia. Ok, ragazzi, direi che... Quanto siamo? Possiamo fermarci, sì. Vediamo se possiamo potenziare qualcosa. Pare che l'isola abbia in serbo altre brutte sorprese. Già. Cos'erano quelle creature nel monastero? Indossavano le stesse uniformi della guardia tonante ed emettevano suoni disumani. Senti come parli, Lara. Sembri tuo padre. Si direbbero i superstiti di un'antica civiltà perduta. Ok, ora sono proprio mio padre. L'unica certezza è che hanno ucciso quella gente e sono convinta che non esiterebbero a uccidere anche me. Però ora non devo pensarci. Sam è in pericolo e devo salvarla al più presto. Lei conta su di me. Già. L'avranno scelta come nuova regina. Probabilmente. Canna avanzata, la canna parata migliora l'utilizzo dell'arma per incrementare i danni inflitti. Bene. Ok, ragazzi, direi che possiamo fermarci qui. Ci vediamo nel prossimo video. Vorrei portarlo, come ho detto, due video al giorno vorrei portare. Quindi per finirla più presto, così poi inizio Rise of Tomb Raider. Anche se comunque sia, mi serve anche la cam, quindi non so, ragazzi, ora vediamo. Ci vediamo nel prossimo video partendo da questo punto. Un saluto a tutti.